Amici, oggi proviamo un nuovissimo gioco che è una figata totale, ovvero The Survivalist in America. Sta spopolando un botto, in Italia non credo. È un gioco nel quale si può giocare sia in single player che in multiplayer. Lo andremo a provare, vediamo un po' tutte le cose iniziali, un po' di gameplay, quello bello bello. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e vediamo di sopravvivere su quest'isola. Carina la schermata iniziale. Oh mio Dio, è morto! Amici, ma partiamo morti! Vabbè. Spazio per continuare, vediamo cosa ci riserva il gioco. Dai, ma siamo già partiti morti, che imbarazzo, che imbarazzo. Figo! Allora, la grafica è bellissima. Tra l'altro qui c'è la nostra zattera che è tipo esplosa. E noi siamo The Rock che deve spaccare i sassi con le mani per raccoglierli. Ok, allora non so bene in realtà cosa bisogna fare. Sì, mi sono skippato il tutorial come un idiota. Però andiamo ad esplorare. Che figa la grafica, ma che mega figata. Ok, i tropici di Agolargo. Ok. Allora c'è anche il crafting. Ok. Però mi servono altri sassi con esco e chiudi. Ok, va bene, chiudi. E con la cuccia, è vero, ci sono le scimmie. Praticamente le scimmie sono tipo le nostre schiave. Dobbiamo aiutare una scimmia. Come si fa ad aiutarla? Allora ho scoperto che nella mia nave c'era un botto di roba. Ok, figo. E ho scoperto che c'è una scimmia e si può anche rollare. Madò, Dark Souls. Ci andiamo a craftare con la nostra C, la mega ascia primitiva. Guarda come la fa. È un prestigiatore. E ci abbiamo l'ascia. Alright, alright. Perfetto. Cuscino comodo. Quando dormi i tuoi progressi vengono salvati. Ok, va bene. Ci abbiamo il cuscino. Ok, sappiamo che possiamo usare il cuscino. Quindi abbiamo l'ascia, abbiamo la scimmia. Che fai? Non la liberi la scimmia. È certo che la liberi. Ciao, scimmietta! Gli possiamo dare. No, 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 ridammi, ridammi. Ok, avevo dato un'arma di distruzione di Master. Allora, ho ottenuto una scimmia. Se premo Q e poi le clicco sopra, Somi si chiama. Le posso far fare cose tipo studiare. Avete mai visto una scimmia che studia? Oppure sedersi. Ah, ok, con l'ascia di pietra possiamo distruggere le robe, ovviamente. Ah, guarda quanti. Madò, quanti sassi mi dà! Ok! Quindi, allora, scimmiettina, te cosa stai? Per ora sei inutile, sappilo. Potrei darle un'ascia di pietra. Vogliamo vedere una scimmia che spacca la roba con le asce di pietra? Volendo. Si posso spaccare anche i cespugli, mi dà l'erba lunga. E anche questo qua cos'è? Il legname. Ok, e cos'è questo? I petali, figo. Guarda altri petali. Allora, io direi esploro un po', vediamo cosa trovo. Sono troppo stanco per farlo. Ah, ok, perché c'è la stamina sulla destra. Ok. Vabbè, comunque i sassi sono infiniti. Ho sbloccato roba nuova, ok. Ma io mi farei la corda, secondo me si può salire da qualche parte. Però per ora rimaniamo così. Mi prendo i petali, grazie. E qua sulla destra vedo robe incredibili. E niente, mi avete mentito? Erba lunga, ok. La scimmia, guarda come se la trappa la scimmia intanto. Cioè mi stai dicendo che questo qua, vabbè che è The Rock, quindi lui può tutto. Ma sta spaccando un albero a mani nude. Ok. E guarda quanto legno. Ok, allora io direi che dato che abbiamo tutta sta roba, legno, bacche, più ne metta. Sì, però devi spaccare anche questa pietra. No, mi si è rotto il coso. Ok, momento perfetto per andare a craftarmi un'altra di queste. Ah, ma io pensavo ci si potesse arrampicare qua sopra con la corda. Una scimmia. Ciao scimmia. No, no, aspetta, aspetta. Fammi spaccare tutto che arrivo. Arriva scimmietta. Allora, quella scimmia per farla diventare amica bisogna darle un oggetto. E mi sa ciotola di fortuna. Esatto, perché è una ciotola. E vediamo quale altro oggetto vuole. Non lo sappiamo. Tipo i petali, boh, non lo so. Ok, ci sono tipo delle rovine. E oh mio Dio, cos'è questa pozzettina? Sarà per la stamina. Dai, che bella stamina. Attraversare le paludi. Le regioni paludose sono ostili agli umani. Pieni di insetti. Puoi creare un elisir per tenere lontano gli insetti. Ok, conferma tutto. Bravo The Rock, stai facendo progressi. Però adesso è calata la notte e come farai su mai? No, serve il coso per fare il letto. No, aspetta, fammi fare il coso. Ok, e adesso ci spariamo il letto tattico. Ah, usato per creare un letto. Ah. E ho sbloccato la mazza di legno, madò. Allora, non si possono tenere più di un tot di oggetti. Ok, allora ho sbagliato perché ho fatto tipo tutti gli attrezzi all'inizio, quindi ho fatto un po' un errore. Però almeno ho capito come giocare. Vabbè, è la mia prima partita, quindi me lo perdono. E qua ci sono degli oggetti, spazio cerca. Nota del diario, una nota tratta dal diario di un altro sopravvissuto. Ok. Mi serve del cibo, c'hai ragione. Che ne dici di fare affari? Ti petto carno. Oh, allora, stai.
No, no, che cos'è? Che cos'è sta roba? Le regioni vulcaniche di Bruceland dovrebbero trovare l'acqua pulita. Vabbè, non mi interessa, sto per picchiare un pistrello. A me c'è, mi sta uccidendo un pistrello. Ok, piccola citazione al pistrello. Raccogli ala di pipistrello, volentieri, ma non ho spazio. I mega cervi! Ma in che senso? Allora, raccogliamo qua i totem sull'isola, non si limitano a parlare, vogliono fare affari, esatto. Porta tutto ciò che loro cuori di legno possono... Praticamente esatto, non so se ve l'ho fatto vedere, comunque c'era un totem che mi ha parlato e mi ha detto: oh bro, guarda che io ho la roba buona. E lì allora gli dobbiamo provare le robe. Ah, e qua ci sono i cosi, lui vuole 3 corde. Ce le ho le corde. Ok, mappe del tesoro per 5 di gold. E le chiavi, madò quanta roba che c'è. Ragazzi, se ci giocate con gli amici, questo gioco è la cosa più bella della storia. E intanto è passata la notte. Perché c'è un troll lì dietro? Amici? L'ho visto. Ah, mi picchia! No, scusa, allora. No, è la fine. Rip, è la fine. È la fine, ripperoni. Quanta vita c'ha, tra l'altro. Madò, picchia. Devo spammare come un ciccione. Spamma. Scappa. Non so come recuperare vita. Perché? In modo molto nabbesco, ci esploriamo... Spazio? No, mi stanno inseguendo, però ho visto una cosa... No, stia buono, deficiente. Ok. Siamo entrati a caso. Cosa sta succedendo, amici? Va bene, esploriamo. No, qua ci moriamo. No, non subito ci moriamo. Prima di subito. Non siamo pronti. Ah, devo ucciderli tutti per proseguire. Rip, è la fine. Mi è stato un piacere. Guarda quanti troll. Guarda quanti. Vabbè, ci provo. Non ce la farò mai, ma ci provo. Schiaccia l'umano, what? Allora sono davvero troll. No, aspetta, c'ho una famiglia. Non mi uccidere ora. No. Aspetta un attimo. Scappa. Niente, stiamo morendo. Stiamo palesemente... E mi fa ricominciare da qui senza niente. Ok. Comunque, io lo sto giocando malissimo perché una è la mia prima volta. E soprattutto non sto usando le scimmie. Guarda, eccola lì. Guarda lì la cretina. Signorina cretina, venga un attimo. Tu devi seguirmi. Vedi, ho sbagliato perché secondo me lei picchia un botto, ma un cifro picchia. Però devo scoprire come mangiare. Cioè, ok, tutto bello, ma non so come mangiare. Vabbè. Niente, ci vediamo. No, raga, non ci credo, l'ho trovato adesso. Abbiamo il diario. Ma ditelo prima. Guarda quanta roba c'è. Allora, perché ho trovato una mappa del tesoro. Somi, ciao Somi. Vedi, le scimmie hanno le abilità. Posso cambiargli anche nome, tra l'altro. Ok, questa forte... Madonna, le scimmie sono fortissime, comunque. Vedi, c'ho anche le mappe del tesoro. Ok, quante cose da fare. E posso anche cambiarmi di profilo. No, io voglio The Rock. No, lasciando The Rock tutto bello pompato. Però vabbè, almeno abbiamo scoperto che c'ho il diario. E gli oggetti non despawnano, dato che qua ci sono ancora gli avanzi di carne e la roba di pipistrello di 5 mesi fa. Perciò me ne sto tornando a Terra Sud Selvaggia. Almeno ora possiamo prendere questo. Però sapete cosa? Il brutto è che non c'è abbastanza spazio nell'inventario. Cioè devi giostrartela. Madonna, guarda che bello quel mega cervo. Ma io voglio picchiarlo, zitti. Andiamo quatti come dei gatti. Cervo sto arrivando. No, è velocissimo. È velocissimo. Cervo 1, massa 0. Ok, sono tornato a fatica nel tempio. E guarda la mia roba. Scimmia, devi picchiare. Scimmia, devi picchiare un bot. Io sono venuta nel tempio solo perché ci... Scimmia. No, cretina, sei bloccata di là. Come faccio? No, devo darglielo prima l'ordine. Picchia, scimmia. Vai. Credo stia picchiando. Madò, che casino. Come ti ingoierò? In che senso? Guarda la mia roba. Dai, prendi. Ma non ho più vita. Scimmia, scappiamo. Non siamo abbastanza forti. Abbiamo fallito. Scappa. Sì, si può scappare, sì. Scappa. Abbiamo ripreso un po' di roba. Dai, è uscito anche lui. Sei un ciccione. E magicamente ci risvegliamo all'hub centrale. Ok, però dai, carino. Era solo un'occhiata generale al gioco. Vediamo se qua c'è un segreto. Palesemente, dai. Palese c'è qualcosa. In caso magari fatemi sapere se volete che porti questo gioco anche live. Nel dubbio, salvo ed esco. Vuoi davvero uscire? Sì. Vi ringrazio per essere passati. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento in live alle 3 su Twitch tutti i giorni. Oppure domani alla solita ora, ovvero l'1:45 su YouTube. Ciao!